coma, ragazzi, ve lo giuro. L'insonnia è una cosa terribile, che te arriva il giorno e non rendi, non rendi. Beh, qual è il problema? Tu non fai un tubo tutto il giorno, cosa devi rendere tu? A me devi rendere 10 euro. E a me 20, tra l'altro. No, ragazzi, guarda, le sto provando tutte. Pasticche, rimedi naturali, rimedi della nonna. Hai provato a contare le pecore? Bem, ci ho provato, sì, non funziona. No. Non funziona perché me le confondo sempre, perché voi avete presente, no, com'è quando si conta le pecore per addormentarsi, che le pecore devono saltare la staccionata, no? Ma che per la regola di chi? Esatto. Dove salta la staccionata? Nei cartoni animati, nella settimana enigmistica? Beh, anche da me fa così le pecore, solo che non lo so, perché si mettono una davanti all'altra, insomma io perdo il conto. Allora che cosa faccio? Mi tocca di radunarle, riportarle indietro, rimetterle dentro l'ovile, ricominciare da capo. Che riesci a rompere i maroni anche quando parli di pecore? Ma che io sono uno preciso, che se poi ne perdo qualcuna... Ma chi se ne frega, mica hai fatto un contratto col pastore, t'ha assunto il pastore? Che poi una notte è arrivato. Chi? Il pastore? Oi. E cosa avete fatto? Ah, niente, abbiamo fatto due parole. Col pastore? Col pastore. Conversazione senza acuti. Certo, spessore. Posso immaginare che dovevate da dirvi. Che poi praticamente allora ho trovato, navigando su internet, anche un'altra cosa, un rimedio dei Marines. E l'hai messo nella conversazione per ravvivarla col pastore, giusto? Cioè, te in pigiama, il pastore e il Marines. Non è più un sogno, ormai è un concerto dei Village People. Che praticamente in questo rimedio dei Marines ci si addormenta in due minuti. Ah, e come funziona? Funziona che te ti devi immaginare sdraiato. Sì. Dentro una canoa, sì, in mezzo all'acqua. E basta. Sdraiato che guardi in su. E va bene, e poi? E guardi in su e su ci deve essere il cielo che deve essere azzurro. Vabbè, il cielo per forza. E poi? Fine. E funziona? No, mi è venuto il mal di mare. Grazie, che non fa funzionare. Che poi ce n'è un altro che è simile ma non proprio uguale. Chiaro, per ti devi sempre immaginare sdraiato, ma stavolta dentro una maca. Dentro? Dentro, proprio così, tutto avvoltolato nella maca. Ah. Che io pensavo, ma scusa, sono già nel letto, cosa mi immagino dentro una maca, sono fatica. Certo. Tutto avvoltolato, no, io sono claustrofobico. No, no, ma che marea assurda di pippe. Ma perché non prendi del Valium e basta? No, sono contrario. Sono robe che fa male al cervello quelle lì. Beh, questo è vero. Avercene. Esatto. Se ci fosse quel cervello lì. Che poi ce n'è anche un altro di rimedi. Ho letto che poi non so se funziona. Sono curioso. Che praticamente, ma anche no. Che praticamente c'è questa pressione leggera, ma neanche tanto leggera, che tu devi fare col pollice e l'indice. Così sul collo. Tunk. Oh. Guarda che quella lì, imbecille, la mossa vulcaniana di Spock di Star Trek. Ecco, sì, funziona su Vulcano, pensate. Esatto. Però magari invece funziona anche qui. Sai che quasi quasi chiedo a Cecil se me la fa? Prima di andare a letto. Beh, però non so se la sente. Invece è un'idea. Ci sei tu, il Marines, e lei, secondo me, è contento. Fai così, chiama anche Spock. Già che ci sei. Bella festa. Pigiama party. Esatto. Comunque, ragazzi, è un casino trovare una soluzione ai problemi. Soprattutto sappiamo benissimo tu le soluzioni alla fine. Dove verto, esatto, tutte le tue soluzioni. Sai cos'è che mi è venuto in mente? Che ho proprio voglia di un panino alla mortadella. Guarda, no. Che strano, la mortadella, no. Oggi no, perché no, ti appesantisce, poi non riesci a dormire. Niente mortadella. Si pianta. Beh, allora col prosciutto. No, maiale. Fa male. Niente di solido. Con lo speck. Ma no, il solido fa male. Con lo spock? No. Neanche. Fa male. Ce l'abbiamo noi la soluzione. Guarda, facciamo così. Prendiamo qualcosa di liquido. Ti va? Un caffettino. Un bel caffettino. Il caffè, ma sei pazzo. Per dormire è la cosa peggiore. Ciao. Allora, due caffè per me e Bruno, belli forti, e per Roberto una bella camomilla calda. Col Valium. Adesso...